Perché scrivere ogni giorno? Perché prendersi il disturbo di scrivere ogni giorno e di pubblicare con costanza articoli sul nostro blog? La risposta è molto semplice: pubblicando ogni giorno costruiamo il nostro pubblico, diventiamo un punto di riferimento per la nostra nicchia. Ovviamente, prima di prendere una decisione del genere, dobbiamo capire quali sono le nostre reali possibilità, dobbiamo capire se possiamo effettivamente scrivere un articolo al giorno. Cosa significa scrivere un articolo al giorno? Significa magari svegliarsi alle 6 di mattina, significa magari fare tardi la sera davanti al computer, significa soprattutto avere qualcosa di interessante da dire. Non devo pubblicare un articolo al giorno solo per riempire la home page del mio blog, tanto vale aspettare qualche giorno e avere delle informazioni in più, avere dei dati, avere dei contenuti più interessanti da pubblicare. Il concetto fondamentale che deve passare è questo: meglio pubblicare un articolo in meno, ma fare in modo che questo articolo sia realmente interessante per le persone che vogliamo raggiungere. Se riusciamo a unire questo, ovvero la qualità dell'articolo, con la costanza, con la continuità e quindi pubblicare un articolo al giorno, siamo sulla buona strada. Anche io a volte faccio fatica a mantenere il ritmo di un articolo al giorno, spesso salto qualche pubblicazione giornaliera e magari aggiorno degli articoli vecchi. Quindi vivila in questo modo, vivi il calendario editoriale in questo modo, definisci un minimo di articoli, definisci 2, 3, 4 articoli a settimana e gestisci questo documento in base a quelle che sono le tue possibilità. Ricordati sempre questo: prima la qualità dell'articolo e poi la quantità.